Minuti, io, come sapete, diciamo che accetto con piacere questa precettazione riguardante l'attività tra quella della regione e quella delle controdeduzioni che sono costretto a fare chi mi attacca, mi accusa. Però ormai è come se fossi nutrito da un'attività sportiva consistente. Ci tenevo ad essere qui per due ragioni. Intanto perché è venuta la Madia, e la Madia è uno dei ministri, diciamo, del cancelliere. Se fossimo in Germania diremmo che lei è una che regge con forza questa esperienza riuscita di governo del cancelliere, che ha avuto uno dei pilastri proprio nelle attività di riforma della pubblica amministrazione. Io poi me la sono trovata a favore ogni volta che Regione Abruzzo poneva una questione, mai l'ho vista ventisettista, burocratica, distante, indifferente, fredda, ministeriale dal punto di vista della lontananza, sempre pronta a coniugare collaborazione, spinta e anche una volontà di componimento che ha fatto bene l'Abruzzo. Mi ricordo le tante volte anche in conferenza Stato-Regione. La seconda ragione per cui ci tenevo a dare un contributo è perché non sono giorni neutri, nonostante questo clima, diciamo, un po' da irresponsabilità circa i grandi numeri cui avremmo diritto. C'è poco attivismo, perché diamo per scontato l'esito, si sa che non c'è confronto, ragazzi, non c'è confronto tra Renzi e quelle prosecuzioni di candidature che vanno in campo. Ma vi potrei anche tecnicamente dimostrare perché non c'è confronto. Non c'è una consistenza culturale che si possa confrontare competitivamente con Renzi e non c'è neanche un profilo di differenza, di diversificazione, che possa animare una competizione circa la proposta messa in campo. Però io voglio parlare di Renzi, poi dirò due battutacce sull'altro e sull'altro ancora, che attengono molto alle esperienze che sto facendo in questi giorni. Perché per me Renzi va sostenuto, e con Renzi anche l'esperienza di governo di quei formidabili 1000 giorni? Parliamo dal punto di vista dell'Abruzzo. Abbiamo ottenuto risultati insperati, insperati. I fondi del Masterplan, 1,5 miliardi di euro, per fare in modo che l'Abruzzo tolga la sua invalidità infrastrutturale. Una misura, quella concepita da Renzi e il suo governo, ascoltando e facendo a quattro mani con la classe dirigente del territorio. 1,5 miliardi di euro. Io sono 28 anni che vado in giro, a 14 ore al giorno. Non mi è mai capitato che Palazzo Chigi diventasse una funzione del territorio. Mai, e ne ho conosciuti 3 i capi del governo per i quali avevo anche accesso al telefono personale, non al telefonino, al telefono dal quale si danno ordini. Secondo, se l'Abruzzo ha ancora l'accesso alla continuità aerea, alla connettività aerea, grazie alla sopravvivenza potente dell'aeroporto d'Abruzzo e grazie alla consapevolezza culturale, all'idea che ha della responsabilità pubblica, Matteo Renzi, che ha fatto fare un'inversione ad U alla normazione di carattere fiscale riguardante i voli low cost. Tutti dicevano che era impossibile, da Bruxelles a Milano a Roma, che sarebbe stato impossibile. Invece, entrando nel merito, concependo quell'idea di potere, di funzione, di collaborazione tra le responsabilità, abbiamo modificato ad una la normativa fiscale sui voli low cost che ha salvato questa regione e quel 1 milione di persone che ogni anno va e viene attraverso il cielo in Abruzzo. Terzo, l'uscita dal commissariamento della sanità che ci consente adesso di appaltare 4 ospedali e di riprenderci l'autonomia organizzativa della sanità. Quinto, permettetemi, cioè qui ci vuole l'urlo, altro che l'intervento, l'urlo, per rompere questa specie di consistenza alcolica che sta impedendo il dibattito pubblico, una consistenza alcolica della quale un pezzo importante di responsabilità è della stampa. La partita normativa sul terremoto non ha pari quello che si è fatto adesso, da quando Renzi stava lì,
e adesso che c'è anche Gentiloni, norme adeguate, immediate, coperte finanziariamente, con flessibilità amministrativa e tecnica, la zona franca fiscale e contributiva per i comuni del cratere, mai in nessuna parte d'Europa. Però come dice Internazionale, questo grande giornale, che andrebbe ordinato come sanzione penalistica affinché tutti leggano e scrivano e che possano scrivere su questo giornale, i fatti non valgono più. I fatti, quando accadono, non valgono più. 23 comuni sono nella nostra regione terremotati. Le imprese che investono per 3 anni non avranno un solo onere di carattere fiscale o contributivo per la ripresa e il rilancio economico. Questo è stato fatto in questi 1000 giorni. All'insegna di quell'attività, dopodiché ci si è messo troppo coraggio una riforma costituzionale. Vediamo come andrà a finire nei prossimi mesi. Vediamo se serve la permanenza di quello che c'era o ci occorreva invece il cambiamento, però diamo tempo al tempo. Allora come si fa a non organizzare generosità? Io lo vedo dal punto di vista di ciò che abbiamo fatto in Abruzzo in questi 34 mesi di governo, che ho incrociato per la grande parte con il suo ruolo a Palazzo Chigi. Va rivisto il rapporto nel partito, benissimo, facciamolo insieme. Creiamo questa comunità di assunzione di responsabilità, però è fuori di dubbio che lui ha ridato un'energia straordinaria per la quale anche dall'Abruzzo deve arrivare un grande contributo. Io non dico altro. Marianna, grazie. Di qui a 4 settimane noi risolveremo un problema infrastrutturale gigantesco, la Fondo Valesangro, che consente alla Fiat di Marchionne di esplodere ulteriormente con investimenti a ricaduta occupazionale. Quello è frutto di quel governo e della normazione che hai chiarificato tu. Io oggi vado a rappresentare la regione, la conferenza di servizio sulla Fondo Valesangro, ma anche sulle opere ferroviarie, e parlo io per conto della regione. In passato 11 persone ci andavano, 11 persone, questa è una rivoluzione. Però non passa per l'alcolismo che c'è, per la pigrizia, per l'atteggiamento rinunciatario a entrare nel merito. Io adesso mi devo occupare di fare il Presidente della Regione, ma appena finirò prenderò pare il picco per rompere questi cretoni che impediscono la pubblica opinione. Io mi ricordo quando nel 2005 andai a Palazzo Chigi a dire: Presidente, ma il patto di stabilità ucciderà gli enti locali. Mi dissero da Palazzo Chigi, persone di primissimo piano, e appena dopo il primissimo piano, vabbè, ma questo è Palazzo Chigi che non lo vuole. Parlavano quasi in terza persona, erano loro. Ecco perché non vanno fatte confusioni, vanno colte le differenze, e la maniera è di inaugurare domenica una straordinaria assunta su di sé responsabilità organizzativa. Evitiamo che accada come in un paese, la provincia di Pescara, dove quando si fanno le feste patronali ognuno dice: ma chi sta a fare lo comitato? Cioè, naturalmente la festa è debole, perché ciascuno affida in capo all'altro l'onere di organizzare la migliore festa. Affinché riesca c'è bisogno che ciascuno prenda su di sé una quota di fatica. Buon lavoro, grazie a Marianna e grazie a questi formidabili dirigenti. Grazie Luciano per il suo accorato intervento. Allora adesso chi è che... come sempre sono quelli di Luciano, chiaramente. Adesso chi è che vuole fare delle domande? Facciamo qualche domanda alla disponibilità di Marianna Maria. E... sì. Marilena. Vieni. Io vorrei parlare un po' dei giovani, che sono stati i grandi delusi dal nostro partito, non possiamo negarlo.